primo vero attempt. Non è male, comunque, cioè, l'hai disegnato tu. Sì. L'hai inchiostrato. Inchiostrato e una penna. Ma con cosa l'hai inchiostrato? Ma che significa inchiostrato, Luca? No, Segnare? Dammi questo è cose. un talento naturale, allora. Talento Questa? naturale. Per non Aspetta. sapere cosa vuol dire inchiostrare e fare quella cosa, è un talento naturale. Needs my age. È un talento insensato che deve essere guidato, ragazzi. Bisogna istruirla. Sono due di cui sono abbastanza proud. Sempre questi, anche sempre copiati. Però questo l'ho colorato bene. Guarda qua che figa. Questo l'ho colorato bene, dai. L'ho fatto E tu 5 non anni sai fa e cosa quindi vuol non mi dire ricordo. inchiostrare. No. Ne hai un Triste. altro da farmi vedere? Sì. E facevo solo grigi. Vedi? Facevi anche gli effetti di luce col bianchetto? Eh sì! Sì, hai visto? Mi intrippavo un sacco. Vedi qua, col bianchetto. Posso vedere la tua firma in questi disegni? Beh, La mia firma? avrai firmato uno di questi disegni. No, questi qua a zero. Nessuno ne ha firmato. Questo ci credo che è tuo. Questo ci Ah, credo. non ci credi? No, quelli dietro di te ci credo al 100%. Cioè, non ci credi di Questi questi? che... Quelli lì li hai fatti tu, ci posso credere. Ho solo Cosa? chiesto di vedere una firma. No, Una la firma firma del non ce l'ha da nessuna disegno. parte. Ma perché pensi che sono stampati? Magari c'è il nome del proprietario sul quaderno, almeno. Dici che l'ho fottuto a qualcuno? Ma ti No. No, non mi azzarderei mai a dire questo. fa... Sono roba Vediamone mia. altri, per favore, continua. Rispetto a quelli che avevo io. Voglio vederti all'opera. Sì. A disegnare? Ok. Dato che appunto io vorrei essere un artista, era quello che, no? Per questo volevo fare il liceo artistico, volevo imparare, perché appunto, come ha potuto ben vedere, non so un cazzo. Io dico, perché non disegnare per Luca qualche carta di Yu-Gi-Oh? Quale carta vuoi propormi per Ok. Allora, iniziare? aspetta, perché me la sono fatta dare dai sub. Perché ero indecisa. Ok. Ero un sacco indecisa su quale fare, ne avevo troppe, quindi mi sono detta, boh, raga, ditemi voi C'è alcune... una carta giusta da fare Non dipende da per me. iniziare. Non dipende da me. Una. Una carta giusta. Raga, voi che lo conoscete, mandatemi quella carta. Io volevo farne una. Io ce n'era una che mi piaceva un sacco, volevo Dimmi farla. la lettera con cui finisce questa carta. No. Ah, con cui finisce? No. La lettera con cui finisce. Ma no, ma perché io so che ne sai un sacco, quindi ho paura che... Aspetta, mi Ce dicono n'è solo Ginzo. una. Aspetta, mi dicono Ginzo. È proprio Ma Ginzo. non so se ce l'ho la carta Ginzo, bro. Aspetta, forse ce l'ho. Forse ce l'ho, Forse ce l'ho. Questa è la carta Ginzo. E capisco dalla faccia che no. Aspetta. Questa è la... No. Ok, no. Vabbè, raga, io comincio a disegnare se poi vuole tornare. Vabbè, quelle due non le disegno comunque. Non... E Ho capito. non lo so, vuoi farmela vedere tu? Inviata, grazie, raga, aspetta. Me l'avete inviata? Ah, è questo tizio qua. Mamma mia, che paura, sto tizio. Mamma mia, che... Questo. Fa veramente un sacco paura. Oddio. Chi ti sembro? No, per carità, allora questo sei tu appena entrato in live che sembrava incazzatissimo. Sì, lo vedo. Mangaka quando gli dico che non so che cos'è l'inchiostrazione. L'inchiostraggio, cosa che era? Partiamo. Vorrei vedere se effettivamente sei un pro di Yu-Gi-Oh! Come dici tu, insomma. Costui non è Ginzo. Sto impegnando tantissimo. Ma che c'è falosauro fossile? No, io vedo un altro nome qua. Sampea. Ne ha quattro, due manine e due piedini. L'hanno indovinato tutti, quindi sei stata molto brava. Grazie. Gillasaurus.
Allora, questa è bella, questa è molto bella. Non... Hamburger rituale, 1850 di attacco. Bravo! Oh. Hamburger affamato. Oh. Eccoci. Allora, questo è molto bello. Spero che sia vero, spero che non sia un meme, perché questa qua, quando l'ho visto, ho detto, wow, tu sei veramente bello. Allora. Non è il Gabibbo, non è il Gabibbo. Metamorfosi, è devi questa. Devi indovinare carte, poi, sì, Metamorfosi. In inglese è sudden change. È questa qua. Poi, no, metti proprio schermo intero. Vorrei che vedessero... Vorrei proprio che vedessero anche il font con cui è scritta, vi prego. Ah, ok. Ah, perché dici che è pezzotta? Aspetta. No, no, non solo, però fa molto ridere da quanto è pezzotta. Allora, abbiamo questo bellissimo font. Guarda che roba. Assurdo. Vabbè, quindi... Anche sotto! Al ragazzo che mi ha mandato questa carta. Fammi leggere. Present one monster on the field for special call. One great combination card. Konani. In inglese era Metamorphosis. Mm-hmm. What's going on, Elena? Who are you? Oh, the circle. Oh, a lot of circle. This is... It seems like dark hole. Yeah, bro. You're... It's an amazing card. I love that card. Yeah, a lot of them. I have like... Maybe 1,000 dark holes. Ok, un artiglio. Grazie un mille. Un pezzo di un mantello. Ginzo. Oh no, Valkyria. Aspetta, no, 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 no. Aspetta. Ah, un artiglio di un drago. Vabbè, sto pensando. Metti pressione. Oh! Vediamo se abbandono. Oh, è abbandono. Ah, si chiama abbandono? Relinquished, in inglese. Te lo dico? Questo qui, no? Eccolo qua. Dai, l'ho fatto bene. Ma quindi quando dicevi all'inizio abbandono, io pensavo che stessi dicendo mi arrendo. Era il nome della carta. Poi tu mi dicevi così, ho detto che non sarà mai abbandono, sono andato avanti no, a tentativi. Pensavo stessi abbandonando nel senso... Non è Dada, ragazzi, non è Dada. Oh! Ce l'ho il pagliaccio. No. C'è una palla sotto? No. Continua a disegnare, allora. Va bene. Ah, Tyne la grande sfinge. Bravo! Sì. Vabbè, la finisco per completezza. Bella. Oh, le braccia, interessanti. Oh. Dai, eccolo qui. Qua, Tyne la grande sfinge. Come la metti? Come ti fa sentire questa ti cosa? Ti lascerò disegnare fino alla fine, non ti preoccupare. No, vabbè, ma tranquillo, io mi sto impegnando comunque a prescindere. Per ora mi sembra anche a me due Pokémon. Due Pokémon? Non è un Pokémon. Sì. Ok, ora si capisce. Ora si capisce molto bene. Hai capito. Utopia. Bellissima. Se lo facevi all'inizio non c'era bisogno di arrivare fino alla fine. Lo so, era quello, eh? È molto iconica come carta. Sì. Però ti dico che finché non l'hai disegnata questa parte, ho detto, cavolo, perché mi ha confuso la parte sopra che sembrava una testa di un animale. È vero? Sì, mi sembrava un mezzo Pokémon, era molto particolare. Allora, non poi l'ho, una volta non che hai aggiunto lo strumento... Poi. Sì, non l'hai congiunta neanche sopra, sembra più una testa collegata, poi Vabbè, sì, dai. Dunque, questo qua sembra quasi... un mantello o un ciuffo. Oh, non è Gardevoir, ragazzi, no Pokémon, solo carte Yu-Gi-Oh! non stiamo facendo le carte di Pokémon, lo giuro. Non è Mewtwo, ragazzi, non è. È un incubo. Sto cercando. Sei sicura che è una carta vera? Sì. No. Sì. Te non sto lì a guardare. Ragazzi, vorrei sbagliare, ma non ho neanche una supposizione. Però non ho una carta che gli assomiglia. Nella mia testa. Ma forse perché. Cioè, guarda che è molto simile. Secondo me, semplicemente non sai qual è la carta e basta. Cioè, non mi sembra così nuova. Se è vecchia, il nome è facile. Quindi, tipo, è Sirena. Sirena acquatica. C'ha un maglioncino. Sembra quasi un'arpa come lo tiene, che la stai per suonare. No, non è un'arpa. Lo so, sembra perché ce l'ha anche davanti alla bocca nell'immagine vera, però no, è un arco. Arpia. Ultimo tentativo, dai. L'ultimo. Ti do una parola da tre, dai. Fata freccia. Vabbè, se pure con questa non ce l'hai, guarda che la conosci, dai. Luminosa fata freccia. No. Posso mostrartela? Principessa premonitrice fata freccia era. Guarda, uguale, eh? No, cioè, ma come fai non so quanti l'hanno vista. Ma come fai a non conoscere la principessa premonitrice fata freccia? Certo.
Certo. La principessa non lo so dire neanche. Principessa premonitrice fata freccia. La conoscono tutti. Il mio primo canale era un canale monotematico su Yu-Gi-Oh! E lo gioco da quando è arrivato in Italia. Appena arrivato in Italia. E in tutti questi anni non ho mai visto questa pseudo premonitrice carta freccia. Principessa premonitrice fata freccia. Esattamente lei. Ovviamente chiusa questa live oggi la gente avrà un'altra idea di te, ma non importa, cioè puoi ricostruire la tua immagine, sono convinto. Vabbè, no, dai. Nessuno me l'ha mai neanche giocata contro. Tra 11.000 carte non conosco una persona tra i migliaia di duellanti che ho sfidato che ha mai usato questa carta, sia IRL sia in digitale. Mai visto usata questa carta nessuno. Mai sbustata addirittura. Non so neanche dove cazzo di pack si trova questa roba. Mai sbustata nemmeno, ragazzi. Ho fatto 200.000 pack opening. Comunque ho aperto 1 milione di carte da quando faccio video. Chi è che te l'ha mandata questa carta? Sto un attimo sentendo se possono toglierla dalla lista delle carte. Comprano tutte, ragazzi. Sto comprando tutte le principesse che ci sono al mondo. Cioè, questo è uscito solo in Draghi della Leggenda. Ma quindi è rara? No, no, è una merda. Ah. Costa un euro e ce ne sono solo 1300 al mondo, quindi le devo comprare tutte. Un attimo che le sto acquistando. Qualcuno in chat conosceva la principessa fata Turchia? Aspetta. Principessa premonitrice fata freccia? Qualcuno la conosceva? Ovvio, no. Sì, c'è un sacco di gente che dice ovvio, ovvio per forza, carta banalissima, ne ho 10, ne ho 2. Cioè, sai quanto sta? A 2 centesimi il suo prezzo. Sta a 2 centesimi. Ce l'ha anche mia nonna. Quello che la vende di più di tutti, il pazzo, sta a 4 centesimi. Ne ho 10. Ce l'ho, e sono disponibili 2650 sul mercato al momento. Sta a 2 centesimi perché effettivamente ce l'hanno tutti tranne te. Vabbè, però mi fa piacere che oggi hai imparato un qualcosa da questa live, vedi? E io apprezzo sempre quando succedono queste cose. Quando dalle live si comprende un qualcosa di nuovo. Raga, vi rendete conto che alla fine quante carte ho disegnato? Forse una decina neanche. Quindi, per carità, sono 10+ anni che gioca Yu-Gi-Oh, che conosce Yu-Gi-Oh, ma in sole 10 carte, da sola una non l'ho mai visto. Quindi ragazzi, immaginate se continuiamo a disegnare, se ne becca un'altra che non... e diventano 2. Cioè, se per ogni 10 carte ne becchiamo una che tu non conosci, sarebbe incredibile. Non sto inferendo, sto dicendo statisticamente parlando. Cioè, assurdo comunque. Che cazzo. Su 10... Un conto che mi dice lo disegnate 100 e dice vabbè una ci sta, 10 neanche.